Ragazzacci, buona giornata, benvenuti. Allora, senza perdere tanto tempo, sbarbatina di oggi. Sbarbatina di oggi si vede molto interessante. C'ho un saponcino nuovo, vedete, Gotham, che non conoscevo questa marca. Questo è preso su Pasteur, New York. The Five Points, Shame Soap. Ricorda una famosa pellicola, film, scusate, pellicola in spagnolo. Famoso film con DiCaprio, I 5 punti di New York proprio. E sapone che, fatemi vedere, inci, sapone vegetale, vedo. Vediamo se dicono dove lo fanno, no, non c'è scritto. Comunque, cocoa butter, cocoa butter, c'è un sacco di burri, oli. Castor oil, si vede interessante, vediamo. Allora, ragazzi, non ho letto la piramide olfattiva, vi sono onesti, perché questo l'ho comprato in Amazon USA, però lo vende Pasteur su Amazon, perché ho problemi con la carta di credito a comprare in Pasteur, me la rifiuta avendo l'indirizzo di Venezuela. Allora, profumazione, vi sono onesto, non è che mi dica niente di particolare, non riesco nemmeno a capire bene. Non so se è un fruttato dolce, qualcosa di legnoso. Vabbè, ora proviamo montandolo se riesco a capire la profumazione. Pasta dura, abbastanza duro il sapone. Abbiamo anche il suafter ancora da aprire, non l'ho aperto, anche se nel viaggio sento che ha perso un po'. Comunque molto interessante la profumazione dell'after. Allora, oggi facciamo una comparazione, anche questa mi è stata chiesta, con due slant. Vabbè, questo è un semi slant, above the tie, S1. È uno slant leggerissimo che a me fa impazzire, perché non sono amante degli slant, però fatemi riaccendere lo schermo, però questo qua come un semi slant radica una bellezza, e il mio top come slant, che è il Consul, l'ho usato in settimana, anche una sbarbata pazzesca, e l'ho usato a 3 e a 2, eccezionale, avevo barba di un giorno, mamma mia che sbarbata. Allora, per questo oggi lo voglio usare, userò 5, 3, 2. All'incirca. Le lamette ci ho montato, le ho già montate, ragazzi, per guadagnare un po' di tempo. Due 7 o'clock della Gillette, quelle verdi. Allora, togliamo la ciotola che era in acqua tiepida, prendiamo un pezzettino di sapone che è abbastanza duro, un altro pochino perché non conosco questa marca, non so quanto rendirà. Allora, questa devo per forza sciogliere un pochino in ciotola, perché questa per chi monta in ciotola va benissimo in ciotola dentro lo stesso barattolo, perché è bello duro il sapone, no? Corre il rischio di portare via tutto il sapone col pennello. Vediamo se si scioglie. Mettiamo un traboccino di acqua. Comunque oggi tirato fuori un Evo 2, che era tantissimo che non lo usavo, sì che penso che non avrò problemi con il montaggio, almeno che il sapone non faccia cilecca. Approfitto per salutare Andrea, Andrea Caccia, che segue i miei video, è venuto in Venezuela, è qua a Porto La Cruz, siamo conosciuti, sono andato a prenderlo all'aeroporto, l'ho portato in albergo. Ragazzo giovane, gli ho detto, ma secondo me tu 2 settimane qua sta a noi, c'è poca cosa da fare. L'ha scritto ieri, perché dovevo poi portarlo in aeroporto, che rimane un'altra settimana, che si vede che si sta divertendo. Allora, Evo 2. Non si è sciolto completamente, dovrò lavorarlo un pochino oggi in ciotola per farlo sciogliere, perché vedo pezzettini di sapone nella schiuma. Comunque vedo che sta facendo una bella schiuma compatta e sta venendo fuori la profumazione. Come era in pasta dura non sentivo tanto la profumazione, però ora si sta venendo fuori e non è male, non è male, è dolce, profumazione dolce, tra il fruttato e il legnoso. Ragazzi, guardate che bella schiuma che sta venendo fuori.
Sembra un tallo quasi. Perché il sapone si vedeva che era molto ricco di burri, ne ha un sacco, con burrioli. Va bene, dai, io direi che ci siamo, mi sembra la schiuma spettacolare. Vediamo. Avevo due che rispetto ai tuxedo che stavo usando, molto più backbone. Accendo per l'ultima volta la camera, non si dovrebbe spengere più. Questa sta registrando, sì, perché io per perdere video sono nato. Allora, ragazzi, la schiuma fantastica, il sapone. La profumazione non è male, non è fortissima, però un po' dolce, magari non tanto estiva. Però un sapone mi sembra ottimo. Ne ho messo anche troppo, forse. Beh, direi che ci siamo, la barba si sarà ammorbidita. Un tappo nel sapone. Allora, cominciamo con Above the Tie S1 semislante a destra. So io che è delicatissimo, però su barbe di qualche giorno. È una storia che andate molto bene, eh. Molto delicato, piega pochissimo la lama. Ottimo. Sento appena un pochino vibrare la lametta nonostante l'abbia piegata e non espongo, non espongo, non esce tanto, però appena un pochino. Comunque, guardate, prima passata fantastica. Ok, andiamo con il re, the king, partiamo a 5. Con questo devo andare un pochino più delicato perché la lametta si sente un pochino di più, anche se è addolcita tantissimo dallo slant. Più scomodo questo in zona Vacchi. Nel verso del pelo. Però a 5 sento che c'ha una marcia in più. Nel verso del pelo rispetto alla Vordetide. Come quando mia nonna passò dalla macchina, aveva una Fiat, mi sembra, era una Fiat 1 4 marce, passò alla 5 marce. Ecco, uguale, in autostrada sentiva tutta un'altra cosa. Allora, tutte e due comunque, ragazzi, cioè verso del pelo, veramente ottimo.
Solo che qui sentivo molta più potenza di taglia, diciamo. Ecco, fatemi buttare via l'acqua perché sta parecchio sporco. Allora, bagno la faccia perché il sapone vuole molta, molta acqua. Con tutti i burri che ha, è assetato, nonostante sia un vegetale. Il sapone è ottimo, veramente. Veramente, veramente ottimo. Schiuma bella, densa, polposa. Non la conoscevo questa marca, Cotiam. Non so se sono nuovi. L'ho mai vista. Allora. No, la lavatina lì, andate, no, che strage. Above the tie, traverso. Intanto sentite che canta la lametta, perché un pochino si sente appena appena vibrare, però taglia benissimo. Guardate, cioè, è di un piacevole il taglio incredibile. E dà molta sicurezza al rasoio. Sono già a posto. Sono già a posto. Ha dei begli scarichi sotto, anche se penso che è un rasoio che con barba molto molto lunga magari entrerebbe un pochino in difficoltà. Allora, qui a basso vado da 5, scendo a 3 per avere anche con questo più delicatezza. Si assomigliano parecchio ora a 3. Anche se continuo a sentire un pochino più la lametta in questo, però questo continua a essere più efficace, lo sento più efficace. Cioè, questo già con un solo passaggio ho fatto più di questo, dell'above the tie che avete visto, sono passato diverse volte. Qui sono già a posto. Qui sono già a posto, non ho bisogno di fare altri passaggi. Questo a 3 ancora è superiore come profondità di taglio con questo. Allora, andiamo con un po' di contropelo. Anche se vi dico la verità, con lo slant vanno talmente profondi, ragazzi, che sono già a posto. Allora, profumazione, vi sono onesto, non è che mi sta facendo impazzire, però il sapone è veramente, veramente ottimo. Profumazione sento qualcosa di dolciastro mischiato fra qualcosa di legnoso e fruttato. Però la schiuma ottima. Qualità. Montato veramente bene col sintetico. Fantastico. Allora, facciamo un pochino di traverso, contropelo. Io ho il mio stesso problema, qualcuno mi ha scritto che posso fare. Magari prendere un pochino di traverso prima di fare il contropelo aiuta. A volte mi manca un po' di tempo, ormai mi sono abituato a fare pelo e contropelo, però un po' di traverso aiuta, eh.
se si riesce a farlo, se uno non ha il pomo di Adamo molto esposto, no? Magari un pochino prima di fare il contropelo aiuta tanto. Allora, facciamo qualche ritocchino qui sotto, cerchiamo di portare via più possibile questa zona qui, che è molto difficile. Vediamo fin dove arriva il rasoio. Questa zona che per me è un disastro fare il contropelo qua, sono red point assicurati. Bene, però no, benissimo. Non è che abbia avuto un miglioramento pazzesco rispetto al traverso. Siamo lì. Andiamo con questo, ora l'abbassiamo a 2. Vediamo a 2 come va lui. Ancora sento, è diversa la sensazione di taglio. Nel console si sente la lama più fissa, vibra meno, e come con un pochino più di efficacia, anche se ora 2 ha perso molto, però vedete che continua ancora a prendere punti rossi. Cioè a 2 è veramente delicato, il console. Comunque sento che chiappa, che fa paura ancora. Direi che ci siamo, qui c'è una vasta disastro. Siamo un pochino di allume oggi. Zona bassa è stata un disastro. Quando tratto di portare via tutto lì. Facciamo così dopo due conclusioni. Il lume. Allora, parte qui della zona bassa che sono fatte diversi red point, sento bruciare di più la zona fatta con la Vodetai che quella fatta con il console. Anche la guancia qui sento un pochino bruciare, mentre che di qua non sento assolutamente niente. Probabilmente dovuto a che la Vodetai, per avere un risultato diciamo paragonabile a il console, devo pigiare di più. Mentre col console tenevo la mano leggerissima, con la Vodetai stavo pigiando un pochino perché sentivo che sennò mi tagliava poco. Infatti di qua zero bruciore, mentre di qua sento l'allume. La zona bassa, ragazzi, è un disastro. Mi ha scritto l'amico dicendo che posso fare. Io tanti anni di barba ancora non ho trovato la risposta, è un disastro questa zona bassa, ragazzi. Anche perché poi invecchiando la pelle del collo diventa sempre più morbida, sempre più difficile da stirare, da tirare, è un casino. Se da giovane avevo problemi, ora da vecchio ce l'ho il doppio. Devo mettere un po' di matita, poi macchio la camicia, devo mettermi la camicia. Va bene, allora ci diamo una sciacquatina. Comunque bella sbarbata, eh.
Salgo gli occhiali, non si vanno più. Bella, bella sbarbata. Alla grande. Non è male, la profumazione del sapone, solo che, insomma, non è che sia qualcosa che mi fa dire, ma... Oh, normale. Poi una rossata qua, più di qua che di qua. E che ho dovuto pigiare un po' di più e passare un po' di più con il... Comunque, pelle fantastica, il sapone è molto buono, eh. Nonostante abbia passato molto al lume oggi, la pelle va gommosa a morire. Allora, mi sento meglio di qua col console, nonostante vi dico che ho bruciato di più per aiutarlo. Fantastico da tutte e due le parti, però non lo so, sento la pelle più rilassata. Sono a BBS, entrambe le parti, onestamente sono a BBS, però mi è piaciuto di più il console, ragazzi. Anche se questo è per la differenza di prezzo. Cioè, la differenza di prezzo non vale la differenza di taglio. Se devi scegliere qualità-prezzo, definitivamente questo costa un terzo, meno di un terzo. Però, onestamente, di qua no. Cioè, non ho sentito l'allume praticamente, mentre di qua un pochino mi bruciava anche qua in zona guance. Sotto il collo all'incirca uguale, però qui un pochino meno arrossato, vedete che qua, che... Per cercare di portare via tutto ho dovuto dare un po' di più. Comunque ottimi tutti e due i rasoi. Allora, il sapone, ragazzi, meccanica ottima. Mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Bello ricco veramente come sapone. Bello grasso, nonostante sia un vegetale. Profumazione gli darei un 6 più. Non è molto sparata. Normale, diciamo, si può usare tutti i giorni tranquillamente, però non è di queste profumazioni che ti rimangono nel cuore, ecco. Comunque non male, non male, ottimo come sapone, veramente 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 ottimo. Allora, mettiamo un pochino di latte, vediamo com'è il latte. Fatemelo aprire, lo apro con voi. Lascia una pellicola delicata di plastica. Questo ha perso un pochino. Allora, lo sciabordo, anche se vi dico onestamente, non vedo niente in sospensione, non c'è olio, non c'è niente in sospensione. Nonostante la bottiglia sia scura, ma si vede, non c'è assolutamente niente in sospensione. Allora, vediamo. Tiene alcol, anche se non ho letto l'inci, perché si sente la botta alcolica, perché è tutto negli occhi. Allora, non brucia la pelle assolutamente, non sento bruciore di oli essenziali, niente in assoluto. Sento la profumazione più fruttata rispetto al sapone e mi sta piacendo di più. Aspettiamo un attimino che si asciughi, vediamo come gira la profumazione. Allora, sta tardando un pochino in asciugare, però non è olioso, se non sento una sensazione bagnata. Andiamo a vedere l'inci. Alcol denaturato, fragranze e polisorbati, c'è poca roba dentro, poca ma buona, veramente ottimo, ragazzi. Cioè, sbarbata fantastica, veramente, pelle fantastica, ottimo, ottimo, ottimo tutto. Conclusioni, senza guardare il prezzo, questo vince a mani basse, ragazzi. Poi c'è la possibilità di regolare. Se uno ha barba più lunga, tira su numeri più alti, alza il gap. Questo, secondo me, con barbe molto lunghe entra in difficoltà, si tappa tutto. Questo è per barbe, non lo so, di qualche giorno. Non voglio dire il numero di giorni, ma non tanti giorni. Secondo me, su una barba già di una settimana, la taglia sicuramente, però magari va pulito parecchio sotto l'acqua tutto il tempo. Entra un po' in difficoltà. Mentre questo c'è questo vantaggio. Poi ti sento una marcia in più, onestamente, al console rispetto a questo. È in tutto, come sensazione di taglio, come profondità.
Comunque, ragazzi, se uno ha un rasoio delicatissimo, se cercate uno slant delicato, questo va benissimo. Se volete qualcosa di acciaio inossidabile, che vi duri una vita, va bene? Un rasoio bello pesante anche questo, eh. Però, senza guardare al prezzo, sicuramente questo. Guardando il prezzo, cioè come risultato finale, non vale la pena spendere 3 volte più per questo, no? Perché stesso BBS alla fine. Però, questo è il Consul, ragazzi. Consul è il Consul. Sapone Gotham, veramente veramente ottimo sapone. Vabbè, la profumazione, ragazzi, è qualcosa di personale, non è male, sembra come un biscotto dolce, ora ci sto sentendo. Però la profumazione dell'after la sento come più fruttata. Comunque non è male, non è male. Evo 2, se vi piace sintetico con abbastanza backbone, è un pennello che va benissimo. E come sempre, ragazzi, la bellissima ciotola di Elisabetta Occhi. Va bene, per oggi è tutto. Ora monterò il video, poi ve lo carico e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzacci!